Civitanovese all'Angelini in cerca di riscatto e con la determinazione di voler vincere dopo aver perso il derby interno con la Fermana. Chieti, che sembra destinato a recitare il ruolo di Cenerentola, ma nel calcio le conferme e le smentite arrivano sempre dal terreno di gioco. Tutto regolare per il signor Mattia Politi della sezione arbitrale di Lecce, che dà avvio alla gara senza sussulti iniziali, con gli ospiti che al settimo abbozzano la prima intenzione verso la rete dell'estremo nero-verde Mecca. Il Chieti cerca di salire per accorciare le distanze ed innescare gli attaccanti, ma gli sbocchi vengono inariditi dal centrocampo rosso-blu, energico nel comprimere la manovra dei padroni di casa, che subiscono al quattordicesimo lo svantaggio. Veloce affondo Corale, manovrato da Rubino, traversone e Negro dice a Pereira: pensaci tu a gonfiare la rete. I minuti a seguire evidenziano poche idee tra i teatini, nonostante le sferzate di Mariani dalla panchina ed innocue incursioni dei marchigiani, che non penetrano più di tanto la difesa dei locali. I pochi curiosi presenti all'Angelini si annoiano e i tifosi della curva e zio Volpi non perdono nulla. Due giri di lancetta dopo i regolari 45 minuti e tutti negli spogliatoi, tra l'indifferenza generale e qualche sparuta esortazione a provare a riequilibrare le sorti della gara, che riprende senza variazioni in campo e con la prima ammonizione sancita dal signor Politi nei confronti di Faiella. Le due squadre si fronteggiano con scarsi e sporadici effetti offensivi. Sul calcio d'angolo di Copponi al settimo Trozza incrocia di testa. Tre minuti dopo il neoacquisto Alessandroni manda di poco al lato. Si affaccia in aria neroverde la Civitanovese su calcio di punizione al dodicesimo. Solo un effetto rete che strozza l'esultanza dei 30 tifosi ospiti. Teatini più reattivi nel cercare la profondità, a volte viziata da posizioni errate, come al 17esimo, quando Russo confeziona una bella giocata non regolare per il secondo assistente. Mariani continua ad esortare la giovane truppa teatina. Il neoentrato Spina al 29esimo invita Alessandroni, ma il precario equilibrio dello stesso non permette di calibrare il tiro a rete. Ancora Chieti al 32esimo, fallo su Copponi e ammonizione per Gregora, calcio di punizione contro la barriera. Le immagini più di tanto non offrono, sia sul piano emotivo che tecnico. Eccezion fatta per la seconda rete della Civitanovese al 36esimo. Azione solitaria, in contropiede. Bravo il neo entrato Giovannini a surclassare con serafica semplicità la difesa locale. I pochi curiosi rimasti sugli spalti non attendono neanche 4 minuti di recupero. Mesta indifferenza dentro e fuori dal campo, ma rispetto per una squadra giovane che ha fatto il possibile sotto il profilo dell'impegno. Ma a Chieti, negli ultimi anni in materia di calcio, gli impegni strutturali non sono stati onorati, pur cavalcando il destriero dell'eroe Achille. Questa partita ci riservava dei trappoloni mai visti. Ne siamo venuti fuori bene, giocando una buona partita, una buona intensità contro una squadra che non ci sta ad essere il fanalino di coda e perdere continuamente partite. Quindi in quello siamo stati bravi, a non dare la possibilità a loro di esaltarsi e di non fare errori come è successo domenica scorsa. Se non sbaglio, ha tenuto alta la concentrazione soprattutto nel secondo tempo, perché stava vedendo che la sua squadra poteva correre seri pericoli. Sì, stavamo correndo seri pericoli perché il Chieti stava dando tutto, stava buttando, come si dice, l'anima e il cuore oltre l'ostacolo, e noi abbiamo resistito bene quei 10-15 minuti e poi giustamente ho messo anche delle forze fresche in attacco, dove abbiamo risolto il problema. Alla sua squadra, sinceramente, cosa manca? Continuo a dire che non manca nulla se non l'abitudine a questo campionato. E ci siamo rinforzati, secondo me, anche in maniera importante con Viscido, che secondo me è un giocatore fantastico come uomo prima, come calciatore poi. E abbiamo fatto qualche altro acquisto che purtroppo non ha potuto giocare per qualche problemino, e avevamo anche magari qualche giocatore che è più pronto di altri, perché qualche partita l'ha giocata che era fuori per infortunio. Detto questo, il primo tempo male, tra il primo e il secondo tempo abbiamo sistemato qualche cosina,
i ragazzi hanno un po' capito come bisognava affrontare una squadra che sapevamo giocasse 3-4-3, avevamo provato delle soluzioni che il primo tempo non abbiamo sviluppato perché qualcuno è andato un po' fuori giri e il secondo tempo invece abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Credo che fino al 2-0 loro non hanno mai passato la metà campo, penso. Dobbiamo crescere e non, sicuramente non molliamo nulla perché lo dobbiamo a noi stessi, alla proprietà e alla gente di Chieti, perché la cosa che ci fa più male è proprio che non riusciamo ancora a dare una soddisfazione a questa gente che è fantastica. Ieri ci sono venuti a trovare al campo, dopo l'allenamento ci hanno fatto un pensiero, una lettera, e queste cose ci danno forza, poi dentro al campo magari non riusciamo a ripagare.